E rientriamo in diretta sempre dallo studio centrale di Rete 8, questa è Rete 8 Matinè, noi siamo in diretta tutte le mattine, per cui se volete essere in nostra compagnia potete farci solo felici e potete anche venire qui a trovarci, lo diciamo sempre, questo è il vostro salotto 379 29 21 001 e abbraccio tutti coloro che raccolgono questo invito e lo fanno, ci chiamano, ci danno consigli, ma anche critiche, se sono costruttive ci aiuterete a crescere, per cui grazie davvero. E adesso andiamo a parlare di musica, ma non solo, parleremo anche di poesia, perché vado a presentarvi un contrabbassista di lungo corso, una formazione classica che poi è sfociata nel jazz, sublimata dall'incontro proprio tra musica e poesia. Ed è proprio di questo che oggi viene a parlarci. Diamo il buongiorno a Marcello Sebastiani. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, bentrovati. Come stai? Abbastanza bene, un po' affaticato veramente, però... Insomma, per il troppo lavoro di questi periodi. Per la confluenza, sì, per la confluenza di nuove uscite discografiche e appunto editoriali. Certo. Ed è un po' di non facile gestione, però insomma lo facciamo. Beh, immagino sia bello parlare, no? Delle proprie, un po' come parlare dei propri figli. Guarda, sì, sì. E possiamo parlare della pubblicazione del CD che ho registrato in Ungheria a giugno scorso. E posso parlare anche di questo nuovo, di questa sillogia poetica che è stata pubblicata, è uscita nelle librerie il 15 di dicembre. Adesso ci entriamo in entrambi i lavori, sì, perché poi sarà interessante, sì, anche però capire la connessione. Volevo riferirmi, sì, a quanto si diceva prima a proposito di Troisi, no? Ah, sì. Che lo ricordo nel film Il Postino, bellissimo. Il suo ultimo film. E lui parla con Neruda, secondo il romanzo di... chiedegli a Neruda di spiegare alcuni versi che gli sono venuti in mente. La spiegazione che dà Neruda è che parlare della poesia significa banalizzarla. In realtà la poesia è affidata e data in gestione alla sensibilità del lettore. Certo. Per cui parlare, possiamo parlare tranquillamente, benissimo, però vabbè, mi risulta, credo che risulti piuttosto difficile all'autore spiegare... Raccontare e spiegare le poesie, sì, però noi non ti chiederemo di spiegare le poesie, ma di raccontarci magari l'atmosfera, ma ci arriviamo, perché io partirei dal disco, visto che noi ci siamo lasciati nella scorsa intervista... parlando di un disco che anche all'epoca ti vedeva in trio con Michele Di Toro e Massimo Manzi. Adesso ci propone un altro disco che è Nothing So Abstract e con un nuovo trio. Sì. Ce lo presenti? Assolutamente sì. È un trio formato da due musicisti molto noti, batterista Balash Bagi e Caroli Gaspar al pianoforte. Con Balash c'era stato già un incontro a qualche anno fa insieme al flautista Jeff Warren, facemmo dei concerti in Italia e all'estero. E si è presentata l'occasione di andare in Ungheria in maniera anche un po', come dire, singolare. Comunque sia, c'è stato questo tour organizzato per fine maggio, inizi di giugno del 2022 e che è culminato poi con la registrazione di questo lavoro. Quindi non era premeditato questo lavoro? Era ipotizzato, ma non proprio premeditato, ecco, non è stato progettualizzato. In questo lavoro... coesistono degli standard, un brano, sì, molto bello di Caroli Gaspar e miei original. Sì, ci sono quattro tuoi original, sono otto brani, sì, in tutto, quattro a tua firma. Sì, gli sì. Altri quattro perché sono finiti lì?
sono finiti lì per un qualche altro motivo. Allora ce n'è uno, East of the Sun, che è un brano dedicato. Poi ci sono degli standard che consentivano in modo particolare un interplay, come dire, singolare, diciamo così, molto efficace, e abbiamo usato quelli. Gli originals, le mie composizioni sono, come dire, state realizzate appunto per l'occasione. Nella copertina, intanto nelle immagini scorrono le foto, la foto della retrocopertina, sì, che è stata, è una bellissima fotografia scattata da un grandissimo fotografo ungherese che si chiama Sándor Lajos, che ringrazio. E invece la cover, questa è l'immagine, invece la cover è un dipinto magnifico che ho voluto usare, sì, di, chi è? Di Stefano Cutilli, che è un clarinettista e pittore che mi colpisce molto, mi ha sempre colpito molto, e quell'immagine di copertina mi ha offerto il destro per una composizione che vuole dire niente poi di così astratto, voglio dire, neppure nella pittura cosiddetta astratta, che per quanto mi riguarda mi... Quindi anche la tua musica non la definisci astratta, è qualcosa di concreto. Cosa dice concretamente la tua musica, Marcello? Guarda, la mia musica, anche in questo caso, è sempre molto difficile parlare delle proprie composizioni, che siano poetiche o musicali, perché vengono, per quello che mi riguarda, vengono prevalentemente di getto. Musicalmente ci sono delle correzioni, degli aggiustamenti ovvi, perché la composizione musicale può essere soltanto parzialmente, totalmente istintiva, salvo Mozart. Per quanto riguarda la composizione letteraria, invece, è quasi del tutto istintiva. In questi brani c'è appunto, come dicevo, la title track, che... Ecco, stiamo vedendo l'intero trio, sì, riunito. Sì, sì. dicevo che il brano che invece offre l'opportunità di riferirsi al titolo del CD è un brano assolutamente non astratto, è un brano anzi molto codificato. Quello che però contiene è assimilabile al concetto di astrattismo nell'arte pittorica. Ovvero? Cosa vuoi dire? Voglio dire che nell'improvvisazione di questo e di altri brani, secondo me si materializza proprio, si ha la possibilità di esprimersi in maniera di getto, istintiva e comunque irripetibile. Ma il jazz un po' lo è sempre. Un po' lo è sempre il jazz, sicuramente sì. Ha questa particolarità. Il disco si accompagna a una raccolta di poesie, lo abbiamo detto. Sì. Non abbiamo ancora detto il titolo, che direi che è già un programma. Dea sconosciuta di un Olimpo nascosto. Sì. Due parole sul titolo me le devi spendere, okay, e poi magari ci dici anche che legame c'è tra questi due progetti, se c'è. No, in realtà non c'è. In okay, realtà viaggiano separati. Viaggiano separati strutturalmente. Sono accomunati dalla stessa vena emozionale dell'autore. Questo sicuramente sì. Tra l'altro c'è da dire che questo lavoro poetico risale al 2021. E fa parte da questo lavoro poetico sono stati stralciati i famosi 12 brani, non so poi quanto famosi, ma comunque famosi per noi che ne abbiamo parlato qui in questa sede. Sono stati stralciati i 12 brani di Agosto, sempre con la Dea sconosciuta, perché questa Dea insiste e secondo me non è manco finita qui, comunque sia. Da questa, come dicevo, sono raccolte poetiche, qui questa figura, questo archetipo femminile
poi compie addirittura un viaggio nell'Iliade con 24 cantici che sono contenuti, in cui si relaziona con le divinità greche che sono coinvolte nella guerra di Troia. Oltre quale ispirazione prendono forma questi scritti, Marcello? Questo non so dirtelo. Come dissi a proposito di Agosto con una dea sconosciuta, sono venuti, e come è riportato anche poi dalla mia introduzione, non c'è stata una genesi, non c'è stata uno studio. Di getto anche qui. Sì. È proprio la tua, il tuo modus operandi. Sì. Adesso non so con quale, voglio dire, io non so con quale pertinenza, però sicuramente c'è molta c'è molta emozione. Ma chi ha rivolto questo libro? Chi è secondo te il lettore ideale? È stato definito molto generosamente un piccolo talismano, perché a detta di Gianna Castelmagno, che poi è la postfattrice del lavoro, a tutti, come ogni testo poetico, spero, come ogni testo poetico apre la possibilità di un approfondimento, di una interpretazione personale che potrebbe essere tanto più pertinente, tanto più, come dire, efficace, quanto più ci si riversi in questo panorama che è quello della deità olimpionica, in sostanza. E sono venuti di getto. Io ho avuto sempre una particolare simpatia per la Grecia, per l'Olimpo, però non è stato mai c'è stata questa simpatia anche in relazione a Jung, che ha teorizzato praticamente l'esistenza. Non è certamente questa adesso, Marcello, sì, la sede per chiederti approfondimenti su questo, no, perché ci perderemo. Assolutamente, ecco, sì, in però voglio dire, molto brevemente, Jung considera che in ogni persona coesistano degli archetipi che hanno riferimento nella deità greca. Certo. Questo era molto superficiale, ho avuto modo di approfondire. Beh, sarebbe felice Jung di conoscerti, perché sei una prova provata di quello che lui ha cercato di dire e convincerci. Spero potrebbe essere che potesse essere così. Senti, toglimi una curiosità prima di salutarci, Marcello. Adesso ci saranno dei live, stai facendo dei live con questo trio. Certo, non è facile organizzarvi, perché loro non è facile organizzarci, qui. Anche perché c'è da dire che loro sono impegnatissimi. Loro vivono a Budapest? A Budapest, sì. Mm. Hanno un'attività musicale davvero frenetica, l'ho constatato con mano, delle possibilità esagerate rispetto all'Italia per quanto riguarda il jazz, che viene assolutamente considerato dalla organizzazione statale, loro hanno dei contributi, un altro livello. C'è da trasferirsi a Budapest. Sì, e ci sto pensando. Stai pensando, infatti direi. Sì. Direi. E per cui, niente, è particolarmente difficile l'organizzazione per quello che riguarda il CD. Per quanto riguarda il testo poetico, domani sarò a Roma a presentarlo all'Enolibreria di via San Giovanni Laterano. Uh-huh. Il 2 marzo sarò alla libreria Ubic di Pescara. Okay. Ci sono diversi appuntamenti, come sicuramente ci sarà per quanto riguarda il CD una presentazione presso l'ambasciata d'Ungheria a Roma. Bene. Ci sono dei contatti con il Teatro Marucino per... Bene, insomma, tutto un po' da organizzare. Capisco la fatica a cui accennavi davvero, in apertura. Allora davvero. Noi andiamo a ricordare il disco Nothing So Abstract e la raccolta poetica Dea Sconosciuta di un Olimpo Nascosto,
il tutto risponde al nome di Marcello Sebastiani, che noi ringraziamo e salutiamo. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie Marcello. Adesso ci fermiamo, anzi diamo voce e parola ad Antonella Micolitti, la nostra Antonella, che pensate è andata a chiedere agli abruzzesi cosa pensano del super bonus. Sentiamo un po' cosa hanno risposto.